Ciao a tutti, io sono Cinzia e seguo un'alimentazione chetogenica. Cosa ho preparato oggi? Qualcosa di sfizioso, la mia cena. Allora, che sono queste polpettine di cavolfiore? Ovviamente, come vi suggerisco sempre, potete divertirvi, sfiziarvi con la vostra fantasia, liberatela, mangiate e godete. Allora, all'interno ho messo il formaggio feta, perché io lo gradisco tantissimo, ma voi potete scegliere quello che vi pare. Che profumo! E come l'ho panato? Con la sua bella croccantosità, non poteva essere altro che semi di lino dorati. Perché quelli dorati? Perché quelli scuri sono un po' più amarostici e quindi potrebbero non rendere giustizia alle nostre polpettine. Avete visto come le ho preparate? No! Seguite il video e vedete che sarà semplice prepararle, una vera sfizioseria. E allora, cos'altro aggiungere? Iscrivetevi al mio canale, mettete un like se vi sarà piaciuta la videoricetta, attivate la campanellina e saprete oggi cosa sto combinando in cucina. E cos'altro dire? Vi saluto con un baciotto saccaroso che non fa ingrassare. A presto, ciao! Allora, oggi mi dedicherò ad una ricetta sfiziosa, semplice, che sarà la mia cena. Quindi vi darò un'idea per la vostra cena sfiziosa. Ho fatto cuocere a vapore, ma potete tranquillamente anche lessarlo, 400 g di cavolfiore. L'ho messo nel robot e lo farò triturare un attimo. Giusto 20 secondi, mi basta e mi avanza. A velocità 3. Andiamo avanti. Adesso dobbiamo mettere un uovo dentro, però dobbiamo creare il giusto rapporto di liquidi. Quindi se il cavolfiore è troppo bagnato, mettiamo soltanto un tuorlo, in modo che viene gustoso, saporito e non troppo liquido, ok? Se invece è giusto, come l'avete strizzato o roba del genere, possiamo mettere l'uovo intero. Questo è un uovo molto grande, XL, potete anche mettere un uovo piccolo. Ecco qui. Ho messo solo un tuorlo. Adesso mettiamo un po' di farina di cocco che asciuga, assorbe ed è perfetta per questa occasione. Io ho preparato 40 g di farina, ovviamente ne metto la metà e vedo se bastano 20 g o ce ne vogliono 40. Mi regolo di conseguenza. Aggiungo un pizzico di sale, un po' di prezzemolo, un po' di erba cipollina, mi piace e metto un po' di curcuma, se voi non lo gradite, io tanto, non lo mettete, un po' di formaggio grattugiato e cominciamo a lavorarlo. Aggiungo subito il resto della farina di cocco, ne ero quasi sicura, adesso lo sono. Ecco qui. Ora per l'imbottitura noi scegliamo il tipo di formaggio che più ci va. Io gradisco la feta greca e farò le polpettine con un cuore di feta greca. Ho preparato 110 g di feta greca a cubetti, vediamo se lo utilizzerò tutto. Intanto cominciamo con le polpettine. Vediamo che proporzione. Un 50 g a polpettina è più che sufficiente. Ok, va bene così? Ecco pronte 10 polpettine e ovviamente abbiamo utilizzato soltanto 30 g di feta. Quindi adesso passiamo alla fase successiva. g di semi di lino dorati.
e va benissimo. Eccoli qui. Ed ora procediamo con la panatura esteriore. Cominciamo. E uno. Ho farinato altri 30 grammi di semi di lino dorati. Adesso non provvederò a fare una bella frittura, no, questa è roba di vecchi tempi. Provvederò a fare una bella cottura nella friggitrice d'aria. Allora, metto prima la griglia, poi metto la carta, così non vanno nelle fessure, e dispongo le polpette di cavolfiore. Ok, scelgo il programma 180 gradi 15 minuti e vediamo cosa succede. Le ho appena girate e adesso le faccio cuocere altri 5 minuti, forse 6. Eccole, sono fantasticissime e croccantose all'esterno. Quindi con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima videoricetta. Un baciotto saccaroso, ciao!